Buona giornata, eccoci qui in diretta per parlare di vivere in un mondo pieno di dèi. Quello che andiamo a parlare oggi, la trasmissione che faremo oggi, in realtà è già stata fatta numerose volte per chi ha seguito la Federazione Pagana, chi ha seguito la stregoneria in questi ultimi 10 anni. I concetti che vogliamo ribadire sono i concetti dell'individuo che vive nel mondo. Cioè il vivere nel mondo dell'individuo è in un mondo che non è inconsapevole, che non è morto, che non è muto, che non aspetta noi che siamo i profeti di quel mondo, ma che ha le sue strategie di esistenza. Questo concetto, che è proprio del paganesimo politeista, in pratica un mondo fatto da coscienze, coscienze che si trasformano, coscienze che progettano, coscienze che hanno la loro vita. Coscienze che hanno dei progetti in tempi e in modi di trasformazione che noi nemmeno concepiamo. Per esempio, l'essere terra ha una coscienza e ha un suo modo di trasformarsi, un suo modo di progettare, un suo modo di essere che è al di fuori dei nostri tempi, è al di fuori della nostra percezione, dei nostri intenti, del nostro modo di vivere il mondo. Per cui quella che è la coscienza dell'essere terra di fatto ci è estranea, come ci è estranea per esempio la coscienza dei virus, come ci è estranea la coscienza di molti esseri di energia, come ci è estranea la coscienza d'insieme dell'essere natura. Noi siamo compresi nella coscienza della natura, come siamo compresi nella coscienza di Zeus, come siamo compresi in coscienze ben più vaste della nostra. Cioè in pratica noi comprendiamo tantissime coscienze nella natura, ma siamo compresi in altre coscienze, per cui non possiamo comprendere la complessività della coscienza che ci comprende, anche se poi parte di quella coscienza è dentro di noi. Ebbene, questo modo di pensare la vita, questo modo di vivere la vita, di progettare la vita, è proprio del pagano politeista. Il fatto che qualcuno viene educato dal cristianesimo, viene educato dalle religioni monoteiste a identificarsi con una provvidenza, con un Dio, per cui a estraniarsi dalla vita. Non è che quella persona non vive le stesse condizioni e le stesse contraddizioni del pagano politeista, semplicemente tende ad ignorarle. Ignora che il mondo attorno a sé è vivo. Ignora che attorno a sé tutti gli esseri progettano la loro vita, ignora che tutto è in trasformazione, ignora di essere all'interno di un insieme che spesso gioca la predatura e che spesso lui è la preda. Ognuno di noi all'interno dell'essere natura è di fatto una preda, è la preda di qualcun altro. Noi non siamo ad immagine e somiglianza di un Dio padrone. Noi siamo dei soggetti che costruiscono loro stessi nel mondo, lo costruiscono nella vita, ma siamo all'interno di altri soggetti, di un numero infinito di soggetti che costruiscono a loro volta la vita. Se queste cose le vediamo dal punto di vista del mondo emotivo, cioè dal punto di vista della stregoneria, noi vedremo soltanto una serie di linee luminose che si intersecano, che interferiscono, che si uniscono e si dipanano. Vedremo soltanto un caos che la ragione non può altro che definire come caos, perché la vita non può essere descritta, la vita può essere vissuta. Noi possiamo mettere delle azioni nella vita, ma descrivere la vita è quasi impossibile, cioè la ragione è allucinata, la ragione deve tirarsi fuori dalla vita. Per la ragione la vita è una cosa che non esiste, gli fa paura. La ragione ha bisogno di fantasmi, ha bisogno di categorie, ha bisogno di descrizioni, ha bisogno di negare anche cose che sono ovvie per chi vive. Cioè la ragione ha un suo apparato descrittivo con cui separa gli individui dalla vita. Ma perché costruisce un'area, costruisce un'isola, un recinto entro il quale la ragione può vivere, però fuori da quel recinto la ragione ha paura. Nonostante questo, da quel recinto ci arrivano sollecitazioni, da quel recinto ci arrivano forze,
da quel recinto ci arrivano aggressioni e noi non siamo attrezzati per affrontarle. Ammettiamo pure che noi ignoriamo tutto ciò che ci proviene dalla natura. Ignoriamolo, se vogliamo. Ignoriamo pure di vivere in un mondo complesso, di vivere in un mondo fatto di coscienze che da Urano stellato ci porta fino ai virus e ai batteri. Se vogliamo, ignoriamolo pure, salvo quando poi prendiamo una polmonite e ci accorgiamo che i batteri agiscono. Ma possiamo ignorare il nostro essere dei soggetti sociali, il nostro essere dei cittadini, il nostro avere dei figli che vanno a costruire un futuro? Cioè, possiamo ignorare questo? Se volete ignorare il mondo della stregoneria, se si vuole ignorare il mondo emotivo, se si vuole ignorare il mondo come azione, il mondo come modificazione, il mondo come mutamento, lo signori pure, ma ci rendiamo conto che comunque noi abbiamo dei figli, comunque noi dobbiamo affrontare le condizioni e le contraddizioni della nostra esistenza, anche se non lo vogliamo, anche se ciò ci può risultare doloroso, anche se tutto sommato risulta doloroso soltanto quando non si è attrezzati. Cioè, se uno cade in acqua e rischia di affogare, il cadere in acqua diventa doloroso quando non sa nuotare, cioè quando non è attrezzato per affrontare le condizioni. Ma se è attrezzato per affrontare le condizioni che incontra, non è più doloroso perché mette in atto delle strategie, mette in atto delle azioni di compensazione. E questo vale per ogni individuo. Noi siamo degli individui sociali che vivono in una società che è fatta di contraddizioni, è fatta di contrapposizioni, è fatta di scontri, è fatta di affinità, è fatta di tante cose con le quali noi costruiamo delle relazioni con gli altri. Allora, da quella che è una visione, chiamiamola fra virgolette, assoluta della stregoneria, cioè di un mondo fatto di punti luminosi, di linee che si intersecano, a un mondo fatto di esseri della natura, ai quali noi possiamo riconoscere intelligenza e progettazione o possiamo ignorare la loro intelligenza e la progettazione. Eliminando tutto questo, a considerare solo un mondo sociale, dal mio punto di vista, io faccio stregoneria, mi è anche facile, però dal punto di vista di qualsiasi persona civile, qualsiasi persona umana, sa che il mondo, la vita, va affrontata con passione, va affrontata attrezzandoci per affrontarla. Non si può vivere sperando nella provvidenza e non si può nemmeno pensare che gli dèi ci soccorrino se noi non siamo in grado di mettere in atto delle azioni virtuali, delle azioni forti, delle azioni decise nei confronti degli dèi. Per cui noi non stiamo aspettando qualcosa che arrivi dal mondo, qualcosa che arrivi di provvidenza, qualcuno che ci aiuti, qualcuno che ci sorregga, ma dobbiamo essere noi che vivono la loro vita in maniera appassionata. Ma se noi ci attrezziamo, perché nella nostra società non viene dato nessun strumento alle persone affinché si attrezzino? Perché la società in cui viviamo non concepisce che le persone si attrezzino per affrontare le condizioni? Perché la società in cui viviamo tende a nascondere l'informazione, tende a costruire delle persone assoggettate a un dominio, non cittadini consapevoli che affrontano in maniera adeguata la loro esistenza, ma cittadini sottomessi che partecipano e che partecipano a giochi di massa, a giochi più grandi, a giochi politici, nei quali sono dei tifosi e non i soggetti che propongono. Questa visione, che è una visione dell'uomo inteso come parte di un gregge, l'uomo assoggettato, è la visione dominante nella società in cui noi viviamo, che è una società monoteista, è la società cristiana. È il Dio cristiano che determina i comportamenti, non l'uomo. Noi adesso sappiamo, e l'ho fatto nell'ultima trasmissione che ho fatto, che l'individuo ha dei diritti, non solo, ma l'individuo nella Costituzione nazionale determina i comportamenti dello Stato, perché attraverso la Costituzione ha delegato allo Stato
una serie di prerogative, ma le ha delegate il cittadino, non lo Stato. Cioè lo Stato deve essere obbediente al cittadino, deve essere ossequioso al cittadino. Però noi dobbiamo essere dei cittadini consapevoli. Allora, quando noi affrontiamo il problema dell'attrezzarci, è facile dire a una persona fai stregoneria. In realtà fare stregoneria è una delle cose più faticose che ci siano, perché implica una trasformazione della struttura emotiva della persona. Significa che la persona, fin dalla primissima infanzia, affronta tutta una serie di contraddizioni, tutta una serie di contrapposizioni nelle quali sceglie, nelle quali investe la sua struttura emotiva, nella quale le sue emozioni vanno in acqua e arriva a un livello tale che le sue emozioni vanno organizzate per le contraddizioni che affronta e la sua percezione va organizzata per le condizioni che affronta, e allora riesce a imporre quel cammino per superare la ragione, per superare il mondo dell'azione e arrivare al mondo emotivo. Ma questo comporta un grande dolore, questo comporta una grande fatica. E imporre quel dolore, quella fatica in maniera così violenta lo potevano fare gli stregoni di 200-300 anni fa, quando c'era una questione di vita o di morte e l'unico allievo era da portare al massimo livello perché la qualità non poteva andare sprecata. Ma noi non possiamo fare questo, cioè io non posso andare dalle persone e dire voi fate questo. L'intensità con cui le persone coinvolgono le loro emozioni nelle contraddizioni della vita spetta come scelta alla singola persona. E spesso cosa succede? Succede che esistono delle tecniche in stregoneria che, una volta acquisite, danno in realtà un grande potere rispetto ad altre persone che non hanno le tecniche, che si sentono sbandate nel mondo, che non hanno un metodo con cui affrontare la loro vita e i problemi della loro vita. E allora sembra a questa persona di aver capito tutto. In realtà c'è un arretramento e c'è una distruzione di quello che è il suo cammino. E questo succede purtroppo spesso. Comunque, quello che io voglio parlare oggi, nella trasmissione di oggi, sono appunto di queste tecniche. Noi abbiamo tre gruppi, in realtà, di tecniche che sono ben descritte all'interno del Crogiolo dello Stregone. Ho tentato di descriverle parecchie volte. E le tecniche sono di tre tipi, sono in tre gruppi diversi. Un primo gruppo di tecniche serve per portare l'individuo all'interno della natura. In pratica, cosa dice il paganesimo? Noi siamo esseri della natura, noi diveniamo nella natura, noi siamo legati a qualunque essere che esista all'interno della natura. Noi e la natura siamo uno. Noi e la natura esistiamo in quanto insieme. Ebbene, l'educazione cristiana ci ha portato fuori dalla natura. Cioè ci ha detto, guarda, tu sei creato ad immagine e somiglianza di Dio. La natura è a tua disposizione, Dio te l'ha data perché tu ne faccia quello che vuoi. Cioè tu in realtà sei il padrone della natura. Tu non sei parte della natura. Tu sei creato da Dio e Dio ti ha regalato la natura a te. Ma non è così. Noi siamo esseri della natura e attraverso le nostre generazioni, attraverso i milioni di anni, ci siamo diversificati come specie, abbiamo creato le nostre specializzazioni, ma in realtà, per quanto riguarda gli dèi, parlare di un essere virus e parlare di un essere umano è solo una questione quantitativa, ma non una questione qualitativa. Nel senso che l'essere umano è fatto da miliardi di cellule, e ogni cellula è in realtà una coscienza di sé. I virus che abbiamo nel corpo sono delle coscienze di sé, i batteri che abbiamo sono delle coscienze di sé. Per cui è una questione quantitativa. Un elefante ne ha ben di più di noi, ma la differenza è solo quantitativa, non è qualitativa. Farà l'essere umano che ha milioni di virus, milioni di cellule e che fa il suo cammino verso l'eternità, fa il suo cammino verso il futuro? Non c'è differenza fra le sue singole cellule, fra il virus e il batterio che fa il cammino verso il futuro, che tenta di trasformarsi in un Dio. Al massimo, se noi moriamo, muore io, cioè io come persona, Claudio Simeoni, posso essere un fallito, cioè posso fallire la mia occasione di vita e trasformarmi in un Dio.
ma molte delle mie cellule, molti dei miei batteri invece riusciranno in questo proposito, perché è la strategia della natura. Per cui alla natura che io riesca a portare a termine in maniera coerente la mia vita e trasformarmi in un dio, cioè rinascere fra le braccia di Ecate, è indifferente, cioè a Era non gliene frega assolutamente niente. Lei ha un'occasione, io ho avuto un'opportunità e questa opportunità la devo sfruttare in maniera intelligente, in maniera coerente, in maniera appassionata. Devo sciacquare le mie emozioni in arno e devo affrontare la mia vita. La stregoneria, appunto, dico, ha messo in piedi il primo gruppo di tecniche che hanno il compito di riportare l'individuo all'interno della natura. Ora, che l'individuo voglia rientrare nella natura o non voglia rientrare nella natura, a me non frega niente. Cioè, che il singolo individuo lo faccia o il singolo individuo non lo faccia, a me non porta via niente. Qual è il mio guadagno? Il mio guadagno è che se più persone vivono con passione, il mondo in cui vivo è migliore. Per cui il mio guadagno, il mio vantaggio che le persone praticano le tecniche, in realtà è quello di avere un mondo migliore, un ambiente migliore in cui io posso praticare le mie tecniche. Ma la stessa cosa vale anche per Zeus, la stessa cosa vale per Rea, la stessa cosa vale per la natura. Nella natura, più soggetti sono appassionati e vivono con passione, tanto più ricca era. Lo stesso vale per Zeus. Tanto più soggetti lo praticano, tanto più soggetti separano le proprie emozioni dalla propria ragione, mettono al servizio la propria ragione alle proprie emozioni e vivono con passione la propria quotidianità, tanto più ricco è Zeus. Per cui, che porti o non porti qualcosa, in realtà porta qualcosa, è qualcosa di molto importante. Porta persone con cui camminiamo assieme. Il primo gruppo di tecniche ci riporta nella natura, ma il secondo gruppo di tecniche ha il compito di farci vivere in maniera coerente, in maniera appassionata, quelle che sono le relazioni sociali. E qui arriviamo ad affrontare la società in cui viviamo, ed è il secondo gruppo di tecniche. Il terzo gruppo di tecniche dovrebbe, in teoria, dopodiché sta alle persone come lo praticano, aiutare l'individuo in percezione alterata, cioè impedire all'individuo di farsi abbindolare dalle illusioni, dalle allucinazioni, da tutto ciò che la ragione può produrre come patologia, proprio per ingabbiare il cammino di libertà, il cammino di coerenza, il cammino di interazione fra l'individuo e il mondo. E questo è il terzo gruppo di tecniche. Cominciamo ad affrontare il primo gruppo di tecniche. Il primo gruppo di tecniche, vi ho detto, ci riporta nella natura. Allora, qual è la prima tecnica per rientrare nella natura? Attenzione, io quando parlo di queste tecniche parlo ufficialmente di banalità, ma il fatto che siano banali o non siano banali, questo dipende dal carico emotivo che le singole persone usano all'interno della tecnica. La tecnica non è un segreto, la stregoneria non ha segreti. Il segreto della stregoneria è la quantità di autodisciplina e di impegno che ognuno di noi mette. Cioè la quantità di impegno in relazione ai propri intenti è in realtà il segreto della stregoneria. Pertanto, come dire, se io corro, mi alleno tutti i giorni faccio le cose, quando dopo sono in gara, devo correre a un rendimento migliore. Se invece faccio finta di niente, spero sempre che le cose vadano bene, non mi impegno e non lavoro, quando dovrò lavorare, quando dovrò, la situazione mi richiederà impegno, non sono in grado di affrontare la condizione, oppure sarò meno matto, oppure non sarò al massimo del mio modo di essere. La prima tecnica viene chiamata le determinazioni. Ed è una condizione molto importante, fondamentale per il pagano politeista. Abbiamo detto che noi siamo soggetti della natura, siamo individui che vivono nella natura, che provengono dalla natura, che siamo parte integrante nella natura. Allora, se io uso le mie determinazioni, io alla natura dico io esisto. Ma se io non dico io esisto,
e non uso il mio esistere, il mio modo di presentarmi come individuo che progetta se stesso, la natura aspetta di farsi un bel boccone di me. In pratica, se io non sono propositivo nella mia vita e nella mia attività, chiaramente la natura mi fagocita, mi trasforma in una preda. Per cui noi dobbiamo agire nella vita come dei soggetti che progettano la propria vita. Le determinazioni sono: io sono un Dio che agisce fra dei, un soggetto propositivo, un soggetto che pensa, un soggetto che ama, un soggetto appassionato, un soggetto che si arrabbia, che stringe i pugni e i denti ogni volta che c'è un'ingiustizia, ogni volta che le cose non gli vanno bene, ogni volta che deve raggiungere un obiettivo. E queste sono le determinazioni. Io sono. Questo atteggiamento psicologico è una delle tecniche più difficili che esistono da praticare, specialmente come individui addestrati nel cristianesimo. Perché il cristianesimo ti chiede di essere umile, il cristianesimo ti chiede di essere modesto, il cristianesimo ti dice ringrazia Dio per i doni che hai avuto. Il cristianesimo tenta di depersonalizzarti, nel senso che tu sei niente, Dio è tutto, la gerarchia è tutto, il padrone è tutto, ma tu come soggetto sei niente. Pertanto capovolgere la situazione e dire no, io sono, io esisto, e riuscire a trovare le tecniche, riuscire a trovare la veicolazione nella società del mio esistere, del mio progettare la società, del mio scegliere, del mio amare, del mio essere appassionato, è il cambiamento del mio modo di vedere la vita. Carlo Castaneda lo chiamava cambiare il punto, cambiare il modo di vedere la vita. Ed è praticamente spostare lo sguardo, cioè vedere la vita in un altro modo. Guardo il mondo non come un soggetto passivo, ma come un soggetto attivo, come un insieme di soggetti attivi nei quali io agisco, nei quali io determino, io costruisco la vita. La stregoneria non dice cosa una persona deve fare per costruire la sua vita, per usare le determinazioni. Questa stregoneria non ve lo dirà mai, proprio perché il soggetto, l'individuo, sceglie come veicolare le proprie passioni, come veicolare i propri desideri. La stregoneria non è una verità, ma è una forza di libertà, una forza che libera le emozioni e le tensioni dell'individuo. Però ti dice quella è la direzione, cioè devi essere appassionato, devi essere propositivo, devi essere tu colui che decide. Quando tu decidi, un amico ti chiede andiamo a fare questa cosa, tu gli dici di sì, ma non è che gli dici di sì perché ti sei aggregato, gli dici di sì perché i due intenti coincidono. Cioè il sì che dici non è più il sì del servile, di quello che si aggrega, ma è il sì della persona che cammina assieme. Sì, facciamo questa cosa. Cioè lui, non esiste un'obbedienza, non esiste una sottomissione, esiste una passione che cammina assieme. Cioè, uniamo le nostre passioni. Per cui non è il sì servile. Per cui chi usa le determinazioni non obbedisce più, ma sceglie lui cosa prendere. E chiaramente la vita sociale ti dà degli obblighi. Non ti dice puoi fare tutto quello che vuoi. Nessuno può fare tutto quello che vuoi. Esistono sempre delle condizioni nella società che ci dicono cosa dobbiamo fare, ma anche in natura. Esistono delle condizioni entro le quali noi agiamo. Noi non sbattiamo le ali. Abbiamo dei sistemi con cui agire nel mondo. Abbiamo una ragione che altri animali non hanno. Abbiamo le gambe e le usiamo in maniera diversa da altri animali. Abbiamo un modo di usare gli occhi che è diverso da altri animali. Per cui noi abbiamo delle condizioni entro le quali noi agiamo. E come vale per la natura, vale anche per la società. Ciò che puoi fare in una società e sotto alcune leggi non è la stessa cosa che puoi fare in un'altra società sotto altre leggi. Ma tu pratichi sempre le determinazioni, dici sempre al mondo io sono, vai sempre a scegliere,
vai sempre a cercare gli individui con cui veicolare le tue emozioni, le tue passioni, il tuo modo di essere. Chiaramente è l'intelligenza. L'io sono non è quello che prende il bastone e va a spaccare la testa alle persone per dirci qua comando io. Questo lo fa il monoteista, questo lo fa il cristianesimo. A mano che la gerarchia si identifica con Dio, ha delle impunità e ha delle immunità davanti al mondo. Ma questo lo fa il cristianesimo. Il pagano, quando dice io sono, è perché io sono in quanto soggetto della natura, in quanto sono colui che costruisce la propria vita, colui che sceglie fra le condizioni che la vita gli presenta. Non è colui che diventa il padrone del mondo, ma è colui che vive. E questa è la prima tecnica che c'è in stregoneria. E non è una cosa da poco, perché vuol dire cambiare la timbratura delle nostre emozioni, cambiare il nostro modo di vedere il mondo, ed è di una difficoltà folle questa. Il secondo elemento per ritornare nella natura, che è sempre collegato a quello precedente, perché ogni elemento poi si ricollega, è la volontà. Il concetto di volontà non è mai stato sviluppato se non dalla psicologia. E la volontà non è l'imposizione dell'individuo su un altro individuo. La volontà è l'atto con cui l'individuo guida le proprie scelte in base ai propri obiettivi, ai propri intenti. Volontà non significa soverchiare la volontà di qualcun altro, prevaricare. Quella non è uso di volontà, quella è uso di forza, quella è uso di prepotenza, quella è uso di violenza. Ma la violenza non è la volontà. La volontà è la forza che parte da noi, con cui noi dirigiamo le nostre scelte. Ma le nostre scelte come soggetti, come individui, non come istituzioni. Non esiste una volontà delle istituzioni, esiste una violenza delle istituzioni. La volontà appartiene al singolo soggetto come espressione della propria forza, nel proprio esistere, nella propria quotidianità. Il soggetto che determina se stesso. La volontà come capacità di concentrare le nostre tensioni, le nostre emozioni, le nostre pulsioni attraverso la nostra intelligenza nel conseguimento dei nostri obiettivi in base alle condizioni nelle quali noi viviamo. Questa è la volontà. La volontà non è un qualcosa che prevarica, ma è qualcosa che ci ha portato fuori dal brodo primordiale. Tutta la vita e tutti gli esseri vivono per volontà. L'adattamento soggettivo alle variabili oggettive che ogni essere mette in atto nella propria vita e nella propria esistenza sono degli atti di volontà, degli atti con cui il soggetto sceglie per un domani migliore, per un futuro migliore. Ebbene, questa condizione la dobbiamo praticare anche noi. Quando noi abbiamo un intento, dobbiamo organizzarsi per raggiungere quell'intento con un atto di volontà, con una forza di volontà. Quando poi la volontà non è più sorretta dall'intelligenza o da condizioni che ci permettono di veicolare le nostre pulsioni per raggiungere i nostri obiettivi, allora dentro di noi la volontà cortocircuita e si trasforma in erinni, si trasforma in forze distruttive, perché laddove l'acqua viene fermata nel suo corso dal monte a valle, si accumula fino a spaccare ciò che gli impedisce di scorrere. E questo è anche la vita. Quando la vita viene impedita, quando la vita non può più esprimersi a pieno, si accumula, c'è un accumulo di tensioni finché esplode, l'individuo esplode oppure gli esseri esplodono. Non mettete mai degli animali con le spalle al muro. Faranno l'ultimo combattimento della loro esistenza, cioè la loro volontà si trasforma in una forza distruttiva ed è qualcosa che è bene non vedere mai. E queste sono le prime cose. Voi non troverete mai nel cristiano l'uso della volontà. Nel cristiano troverete l'umiltà, troverete l'abbattimento della sua volontà, troverete l'umiliazione delle sue pulsioni. Cioè il cristiano deve distruggere se stesso perché l'unica volontà è quella di Dio.
nel Padre nostro i cristiani dicono sia fatta la tua volontà. Il cristiano non ha volontà, non ha passioni, non ha desideri, non ha determinazioni. Il cristiano fa la volontà di Dio, la volontà del cristiano è la volontà di Dio. Dopodiché che all'interno delle gerarchie ci sia un altro movimento o un altro modo di essere, beh, questo è un altro discorso. Il terzo elemento che noi andiamo ad affrontare è inizia con delle tecniche che sono abbastanza comprensibili anche da parte della ragione, anche se la ragione li ostacola. La prima è la sospensione del dialogo interno. Perché la sospensione del dialogo interno? Noi come individui, come specie umana, abbiamo la ragione e abbiamo questo tipo di ragioni, ma noi vogliamo superare la ragione, vogliamo superare quelle che sono le barriere dell'illusione del presente che la ragione ha alzato. La sospensione del dialogo interno ci permette di fermare il flusso delle parole, ci permette di creare una specie di, uso le virgolette, dopo vi spiego anche perché, di vuoto nella mente, ma che non è il vuoto nella mente, ma è la possibilità di far affluire le emozioni senza che queste siano prigioniere delle parole. E non è il vuoto buddista, non è il vuoto taoista, assolutamente, ma è quel vuoto delle parole che permette alle emozioni di far affluire la loro percezione del reale, la loro percezione di quelle che sono le condizioni dell'ambiente in cui viviamo. Si fermano le parole perché le parole della ragione tengono prigioniere il flusso delle emozioni, la percezione profonda che noi abbiamo e gli impediscono a questa percezione di giungere alla coscienza. Pertanto si fermano le parole e si crea questo non pensiero nella testa proprio per far affluire delle emozioni. La terza tecnica, la quarta tecnica che andiamo a parlare è la meditazione. Tutti hanno sentito parlare di meditazione, tutti parlano di meditazioni, tutti sanno che cos'è la meditazione. Ebbene, la meditazione non è ciò che vi raccontano i buddisti, non è ciò che vi raccontano chi fa Zen, la meditazione non è ciò che vi racconta chi fa yoga. La meditazione non è la sospensione del dialogo interno. La meditazione è l'uso delle parole, si medita con le parole, solo che le parole vengono frenate nel loro flusso. Non abbiamo più un pensiero, un pensato confuso, non abbiamo più un fluire delle parole continuo e sistematico o ossessivo, ma noi fermiamo le parole. In pratica pensiamo a un oggetto, ci concentriamo su un oggetto, ci concentriamo su una situazione e facciamo affluire la descrizione di quella situazione in maniera lenta nel nostro cervello. Noi la pensiamo in maniera lenta. Cosa vuol dire pensare una situazione o un oggetto in maniera lenta? Significa che quando noi pensiamo a quell'oggetto e lo descriviamo con ciò che noi ricordiamo, o quella situazione come noi la ricordiamo, altre cose possono fluire. Cioè la velocità del nostro pensiero in realtà è una barriera fra ciò che noi fra ciò che noi abbiamo vissuto e il ricordo del nostro vissuto. Ma se noi rallentiamo le parole con cui descriviamo la situazione vissuta, altri aspetti di quella situazione arrivano alla nostra coscienza. Cosa serve tutto questo? Serve soltanto per riuscire a far affluire alla coscienza aspetti della nostra vita quotidiana che altrimenti la nostra ragione bloccherebbe e che invece ci servono per la nostra azione. Pertanto la meditazione fatta dal punto di vista del paganesimo è una meditazione lenta sull'oggetto. L'altro aspetto, sto andando via abbastanza velocemente anche se magari dopo farò un'altra trasmissione in merito, l'altro aspetto è la contemplazione. Contemplazione, meditazione, ascolto delle correnti vegetative e sospensione del dialogo interno. Queste quattro cose spesso vengono unite, vengono incorporate in una sola azione quando qualcuno ha delle pratiche tipo yoga o cose diverse.
ma sono diverse l'una dall'altra e separarle significa dargli un valore diverso alle singole situazioni. La contemplazione, noi come pagani, la facciamo con i sensi. Lo scopo della contemplazione è l'uso dei sensi, portare la nostra coscienza e la nostra ragione a pensare che esistono aspetti del mondo, condizioni del mondo, che sono diverse da ciò che la razionalità descrive e che i sensi percepiscono, che dopo viene trasferito in maniera razionale. In realtà noi di sensi, secondo gli ultimi studi, ne abbiamo 21, perché si combinano fra di loro e ogni senso ha, a parte alcuni sensi che sono abbastanza strani, che ancora non hanno capito che cosa siano, ma in realtà noi quando formiamo la percezione di un oggetto, componiamo più sensi, componiamo sensi diversi, lo stesso senso lo usiamo in maniera diversa, sia che la percezione sia in coscienza, sia che la percezione sia invece una percezione profonda. Per cui la descrizione del mondo che noi abbiamo viene selezionata dalla ragione, ma il mondo è infinitamente diverso e più complesso di quanto la ragione vuole semplificare. Quando qualcuno dice semplice, 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 siate prudenti perché c'è un inganno. In realtà il mondo è estremamente complesso. E un conto è noi che viviamo nel mondo, e un altro conto è noi che descriviamo il mondo. Vivere il mondo è estremamente più complesso che non descrivere il mondo. Ebbene, la contemplazione noi la facciamo incrociando gli occhi, cioè mettendo a fuoco un oggetto, incrociando gli occhi, sfocandolo, bloccando il dialogo interno e zoomandolo con l'oggetto fino a mettere a fuoco il centro di un oggetto sdoppiato, in modo di usare gli occhi in maniera diversa da quello che è la nostra quotidianità. Usiamo gli occhi, ma allo stesso modo usiamo l'udito, allo stesso modo usiamo il tatto, allo stesso modo usiamo l'olfatto, allo stesso modo usiamo il gusto. In pratica non ci limitiamo alla prima cosa che percepiamo, ma rallentiamo la percezione e cerchiamo di variarla, di zoomarla. Cosa significa questo? Anche questo apre le porte della percezione, cioè la nostra ragione, che è la padrona della coscienza, comprende che ci sono aspetti del mondo che lei ignora e un po' alla volta, data la paura iniziale, la ragione si fa un po' da parte e comincia a pensare che forse qualcos'altro può affluire. Dopo arriveremo al perché di questo. Il sesto aspetto che noi parliamo sono le correnti vegetative. Le correnti vegetative servono per spostare la nostra attenzione da fuori di noi a dentro di noi. Dentro di noi c'è un universo spaventoso che si è mosso per milioni e milioni di anni, che si è trasformato, che ci ha portato ad essere ciò che siamo. Ma mentre noi eravamo in pancia di nostra madre, abbiamo cominciato a selezionare la percezione del mondo. Nostra madre, con le sue emozioni, affrontando le condizioni del mondo, ci ha dato l'imprinting, un'impostazione, per cui quando nascevamo avevamo già un'impostazione emotiva, che non è l'impostazione della descrizione del mondo, ma è l'input per cui noi fossimo in grado di dare delle risposte emotive da ciò che arrivava dal mondo. Questo però ha selezionato, cioè ci ha detto questo sì, questo no, questo no, questo no. Ma quello che è questo no, questo no, questo no, non è cose da buttare via, sono capacità di percepire il mondo. E noi dovevamo affrontare il mondo in un certo modo e nostra madre ci ha preparato in pancia e nella primissima infanzia abbiamo specializzato la nostra percezione del mondo. Ma non è che i neuroni specchio siano stati zitti, non è che il cervello e lo stomaco sia stato zitto, non è che la nostra capacità empatica sia sparita. Cioè, tutte queste capacità noi le abbiamo. La capacità di percepire il possibile futuro, dato un presente che noi riusciamo a elaborare da parte dall'amigdala o parte del cervello profondo, noi ce lo abbiamo dentro. Le capacità di déjà vu, le capacità di precedere il momento presente, noi le abbiamo. Cioè non è che non ci siano. E se noi prendiamo la nostra attenzione e la spostiamo dentro di noi,
ascoltando le correnti vegetative, e le correnti vegetative sono un aspetto, nel senso che sono formicolì, l'ho preso da Reich, diciamo così il concetto, sono dei formicolì che noi abbiamo durante il lungo il corpo, durante il giorno, no? Se noi ascoltiamo quello, in realtà arriviamo ad ascoltare tutti i nostri organi interni. Cioè, riusciamo a far capire alla ragione, che non è la ragione se stessa unica, ma è la ragione come il prodotto di una serie di soggetti, una serie di elementi che si muovono nel mondo. Perché le vostre cellule del piede sono intelligenti, vivono strategicamente, si adattano alle loro condizioni e mandano degli input alla coscienza, che poi la coscienza li separi, li tagli, li tronchi. Però quelle cellule mandano dei segnali, il vostro cuore manda dei segnali, il vostro fegato vi manda dei segnali. Poi alcuni sono talmente lapalissiani che non possiamo negarli, specialmente quando ci arriva un virus e ci fa prendere polmonite. Però altri segnali invece sono, li dimentichiamo, sembrano non importanti. Spostare l'attenzione sulle correnti vegetative dentro di noi ci permette di far arrivare alla coscienza tutti i segnali che dal corpo, dalla sua periferia, ci arrivano. Queste sono le tecniche per rientrare nella natura. Dopodiché, data la determinazione e data la volontà, data la pratica di sospensione del dialogo interno, ascolto delle correnti vegetative, meditazione, contemplazione, dobbiamo fare l'altro passo. Dobbiamo ascoltare il mondo attorno a noi. E anche questo è un aspetto prettamente pagano politeista. Il mondo parla, il mondo ci comunica, il mondo ci sollecita, il mondo ci vuol catturare, il mondo agisce nei nostri confronti. Ebbene, noi dobbiamo ascoltare il mondo, anche perché noi agiamo nel mondo. Se noi non ascoltiamo il mondo e non sappiamo e non pensiamo che quel mondo sia muto, sia incapace, ma lo pensiamo invece intelligente, attivo, dinamico, chiaramente anche la nostra azione nel mondo sarà tenendo presente che il mondo è dinamico, tenendo presente che il mondo è attivo, tenendo presente che il mondo è intelligente. Non sarà l'azione di quello che dice: beh, io faccio questo e tutto a posto. No, se io faccio questo, come mi risponde il mondo, come mi rispondono i soggetti? Se i soggetti fanno questo, come io rispondo ai soggetti e alle sollecitazioni del mondo? Ascoltare il mondo attorno a noi è un'attività propria del pagano politeista. Poi nella società vedremo come ascoltare, saper ascoltare cosa gli altri ti dicono, tanto più profondo è l'ascolto che riesci a raggiungere, tanto più puoi capire gli altri. Un'altra condizione per rientrare nella natura è propria del pagano. Del pagano che è un essere umano. Si tratta di palpare il mondo. Palpare il mondo, sia che lo interpretiate dal punto di vista sessuale, che va benissimo, sia che lo interpretiate dal punto di vista del lavoro, cioè come trasformazione della materia, palpare il mondo è fondamentale. Non solo perché dalle mani escono delle linee di energia che si fondono col mondo, ma perché l'energia della materia, l'energia del mondo entra in noi attraverso le mani. E che piaccia o che non piaccia, l'essere umano si è evoluto nei milioni di anni proprio sviluppando le mani. Cioè le mani sono una caratteristica di specie importante e fondamentale. Se noi non palpiamo il mondo, manchiamo di una conoscenza fondamentale del mondo, che poi sia il palpare il mondo perché qualcuno piace far sesso, o che palpare il mondo per lavoro, o le due cose insieme, che è meglio ancora, cioè è irrilevante, cioè l'importante è che noi usiamo le mani per toccare il mondo. L'ultima cosa, prima di partire, perché noi facciamo tutto questo, è chiamare le cose col loro vero nome. E qui, se voi ricordate alcune favole, se ricordate alcune storie, sapete che spesso i protagonisti, per riuscire a raggiungere il loro obiettivo, devono trovare il nome del folletto, il nome dell'ognomo, il vero nome, pronunciarlo ad alta voce e così sconfiggerlo. In realtà
il vero nome delle cose è estremamente complesso. Una cosa ha un nome perché la società la chiama in quel modo, ma il nome che la società gli dà è il nome della forma, il nome del ruolo della cosa all'interno della società. Ma la cosa ha un altro nome. La cosa ha un nome per come interferisce nei miei confronti. Cioè, l'azione che fa la cosa nei miei confronti e che mi costringe a me ad adattarmi, c'è un nome della cosa. La cosa assume un nome. Ma poi ci sono altri nomi della cosa. Sono le emozioni che quella cosa, quell'oggetto mi suscita. E alla fine la collocazione della cosa nel mondo. Cioè, qualunque aspetto io assumi per riferirmi a un oggetto, quell'oggetto ha un nome in base alle relazioni che costruisce in quell'ambito, da quel punto di vista, nei miei confronti. Se io non riesco a individuare esattamente il nome della cosa in relazione all'azione che faccio, la cosa mi distrugge. Facciamo un esempio appariziano che abbiamo usato ormai da 15 anni. Il Dio dei cristiani è per i cristiani il Dio buono. Per la società è un assassino. Allora, il nome del Dio dei cristiani qual è? Buono o assassino? Come vi ponete davanti a quell'oggetto? A seconda di come voi vi ponete davanti a quell'oggetto, avete delle risposte diverse delle vostre azioni e dei vostri adattamenti rispetto a quell'oggetto. Ma trasmettete anche un segnale diverso al mondo e dal mondo ricevete degli input diversi. Cioè, chiamare le cose col loro vero nome impone una strategia di azione all'interno del mondo. Io ho fatto un esempio semplice, diciamo così, però lo potete applicare in qualunque ambito che vivete. Il vero nome delle cose permette all'individuo di collocare le cose all'interno della sua strategia senza crearsi delle illusioni. Perché noi facciamo tutto questo? Perché all'interno della natura un pagano politeista vive per sfida. Se non esiste nessun altro modo corretto di vivere che non vivendo per sfida. Fin da quando noi eravamo all'interno del brodo primordiale, noi si viveva per sfida. Ce la si poteva fare o non ce la si poteva fare. Le cose potevano andare a buon fine o non andare a buon fine. Il leone ti può mangiare o non ti può mangiare. È una sfida, è una scelta di come porti davanti al mondo, di come esistere davanti al mondo. Per questo ho bisogno che la mia percezione sia affinata. Per questo io ho bisogno di sapere che nel mondo devo agire attraverso le determinazioni. Perché non posso sperare che il leone mi mangi o non mi mangi. Per questo io devo usare la mia volontà nel mondo. Perché io devo agire, ma non posso aspettare che le volontà di altri si calino verso me. Per questo io devo usare la meditazione. Non posso permettere alla mia ragione di offuscarmi la mia percezione. Per questo devo praticare la contemplazione. Non posso illudermi che i sensi siano solo 5. Quando in realtà c'è un complesso di capacità di percezione nell'uso dei sensi. Per questo io devo ascoltare le correnti vegetative, perché il mio stomaco deve dirmi se quella bacca è buona o è cattiva, e quel segnale deve arrivarmi alla coscienza. Non posso dire che è bella questa bacca nera e poi essermi mangiato una bacca velenosa. Cioè, non posso permettermi questo se voglio costruire un futuro. Non posso non ascoltare il mondo attorno a me, perché se io non ascolto il mondo attorno a me non posso mettere in atto le mie strategie di resistenza. Non posso non allenarmi le mie gambe e le mie mani non palpando il mondo, perché se io non alleno le mie gambe, le mie mani, la mia intelligenza, non compenetro il mondo in cui vivo, sono meno matto rispetto al mondo, non ho la possibilità di affrontarlo in maniera coerente. Non posso non chiamare le cose col loro vero nome. Non posso permettere ai cristiani di mettermi in ginocchio davanti a un Dio assassino e di riprodurre quel genocidio nel mondo.
Cioè, non posso non capire qual è il ruolo di quell'individuo, di quella cosa nel mondo. Non posso non capire quali sollecitazioni mi arrivano dal mondo. Per cui non posso non chiamare le cose con il loro vero nome. Sarebbe un ingannarmi, sarebbe un aiutare la mia ragione a costruirmi le illusioni, a costruirmi le allucinazioni. E infine, perché io faccio tutto questo? Perché io vivo per sfida. Perché, come diceva quel cartello in quel bar che avevo visto alcuni anni fa, in Africa c'è una gazzella che si sveglia la mattina e si mette a correre. In Africa c'è un leone che si sveglia la mattina e che si mette a correre. E dunque, che tu sia gazzella o tu sia leone, quando ti svegli la mattina è bene che tu cominci a correre. Cioè, noi viviamo per sfida. Tutta la nostra vita, tutte le nostre scelte, tutti i nostri attimi sono attimi di sfida fra noi e il mondo. Certo, non sono sempre atti di sfida a morte, però sempre noi impegniamo le nostre emozioni e se noi non impegniamo le nostre emozioni, noi non ci trasformiamo, non diveniamo per un futuro. Queste tecniche dunque hanno una funzione, riportarci nella natura. Cioè non farci vivere in maniera passiva, in maniera sottomessa, quello che il monoteismo, quello che l'educazione vorrebbe. E noi non abbiamo nessun metodo, se non questo, per riuscire a ritornare nella natura. Perché è inutile dire quanto è bello l'albero, quanti belli sono i fiori, o quanto è bella la montagna verde. Se tu con la montagna verde non sei capace di fondere le emozioni, se non sei capace di diventare uno con l'albero, se è uno, non dico le emozioni dei tuoi ricordi con l'albero, ma dico nei progetti per il futuro, di costruire un futuro assieme, di determinare un futuro. Se non c'è questo, non c'è la vita. Ed è questo importante, ritornare nella natura, perché noi veniamo dalla natura. L'evoluzione dell'uomo è avvenuta all'interno della natura e può continuare solo all'interno della natura, solo all'interno del vivere per sfida. Altrimenti c'è sottomissione, altrimenti c'è passività, altrimenti c'è essere il fieno che qualcuno si mangia, essere la preda da cacciare, accettare l'ignoranza, accettare la sottomissione, accettare che qualcuno ti dica le tue emozioni, come usarle. Accettare che qualcuno ti imponga una morale, accettare che qualcuno ti imponga dei dogmi. Ed è questa la rinuncia del vivere per sfida. Vivere per sfida significa vivere con passione, vivere propositivi, vivere progettando il proprio futuro, progettando il proprio quotidiano, scegliendo nelle opzioni che abbiamo durante la giornata, durante la vita, ciò che noi preferiamo da ciò che noi non preferiamo. E significa farlo con impegno, farlo con attenzione, farlo con passione, farlo con desiderio e soprattutto farlo con le emozioni, legarsi agli oggetti del mondo, fondersi agli oggetti del mondo e sciacquare le proprie emozioni in arno, sciacquare nell'acqua della vita quelle che sono le nostre emozioni. Perché? Perché il condizionamento emozionale, il condizionamento che viene portato sui bambini e spesso è un condizionamento alla sottomissione, all'obbedienza, all'essere umili, a capire che l'altro sa e tu bambino non sei un'ostia, non stai neanche crescendo, sei così perché tanto sei stupido. Questo modo di vedere le cose è un modo imposto ed è un modo imposto fin dalla primissima infanzia che va a marchiare quelle che sono le emozioni della persona, a marchiare quelli che sono i comportamenti e una persona non si sente adeguata ad affrontare la sua vita, non si sente adeguata per affrontare il mondo in cui vive, per cui non sentendosi adeguata si ritira su se stessa, si rinchiude e comincia a costruirsi un mondo fatto di illusioni, un mondo fatto di attesa che ha da venire Bafone, ha da venire Gesù sulle nuvole a liberare tutte le angosce che lui ha ed è la patologia. La patologia psichiatrica non fa altro che imporsi esattamente su quei meccanismi che noi invece usiamo in stregoneria.
Cioè, se noi viviamo con passione, se noi viviamo con emozioni, se noi ascoltiamo il mondo attorno a noi, se noi facciamo contemplazione, se noi usiamo la nostra volontà, se noi diciamo al mondo io esisto, io devo determinare me stesso, tutti quegli apparati psichici che noi mettiamo in moto, in realtà sono apparati che vanno a sviluppare noi stessi e non a rinchiudersi su se stesso e a creare la malattia psichiatrica. Perché alla fin fine, più la ragione si rinchiude e più la ragione si protegge dalla percezione profonda, dagli organi profondi, dall'amigdala, dalle emozioni o dalla messa in discussione di se stessa attraverso i fantasmi, attraverso la malattia. Ed è la malattia, le fobie, le nevrosi, tutto quello che, le paranoie, tutto quello che, i sensi di colpa, tutto quello che arriva all'individuo non sono altro che delle difese della ragione rispetto a un mondo, rispetto a una percezione del mondo che altrimenti la metterebbe in discussione. La ragione sa perfettamente che al momento della morte del corpo fisico la ragione muore. Non c'è alternativa. La morte del corpo fisico di un soggetto della natura porta alla morte della ragione. La vita ha costruito le emozioni, ha costruito il Dio che cresce dentro di noi, ma quello non ha niente a che vedere con la ragione. La ragione è un mezzo con cui noi comunichiamo, la ragione è un mezzo con cui cerchiamo di trasferirci le informazioni come specie. La ragione è soltanto uno strumento della vita, non è il modo con cui si decide la vita, ed è uno strumento di cui noi ci appropriamo, ma la ragione ha consapevolezza di morire con la morte, infatti è la nostra ragione che teme la morte, noi non temiamo la morte, perché la morte è il successo della nostra vita. La ragione teme la morte e induce l'individuo, che non sia disciplinato, che non vive con passione, che non vive per sfida, induce l'individuo a chiudersi sempre più su se stesso, perché la ragione diventa sempre più povera. Infatti, perché viene opposta la scienza alla ragione? Cioè, perché la scienza è ragione? Viene opposta, sì, all'oscurantismo, scusate, all'oscurantismo della ragione. Perché mentre la ragione tende a chiudersi su se stessa e tende a rinchiudersi sotto la superstizione, sotto ai fantasmi della malattia psichiatrica, la scienza invece espande la ragione. Dice: guarda che il mondo è estremamente complesso, non è la Terra al centro del mondo, è il Sole attorno a cui la Terra gira. Per cui la scienza espande la ragione. Esiste la fisica quantistica che ti dà una descrizione del mondo. Esistono altre cose oltre i confini della ragione e la scienza espande la ragione, per cui la scienza è la nemica dell'oscurantismo, però resta sempre nell'ambito della ragione. Un conto è vivere, un conto è praticare il mondo e un altro mondo, un altro conto invece è rinchiudersi nella ragione e rinchiudersi nella patologia. Tutti i cristiani, tutti i monoteisti sono rinchiusi nella patologia. Perché il Dio dei cristiani esiste solo all'interno della dimensione patologica, della dimensione della malattia mentale. Non esiste un Dio dei cristiani come oggetto e neanche come idea della ragione o della fantasia o della vita. Non esiste assolutamente, esiste solo come patologia, come sviluppo del delirio di onnipotenza del soggetto, che è il delirio di onnipotenza della ragione, che viene spinto sul soggetto, che spinge il soggetto a considerarsi il padrone del mondo. Che cos'è il Dio onnipotente se non l'individuo che pensa a se stesso come onnipotente nella sua miseria quotidiana? Cioè, mentre l'individuo affronta la miseria quotidiana e si sente povero, incapace, pensa a un altro in cui identificare se stesso che sia onnipotente, ma è un prodotto della patologia, non è misurabile con gli dei pagani. Noi invece dobbiamo rientrare nella natura, ritornare nella natura. E queste prime 10 tecniche che vi ho parlato del crogiolo e dello stregone ci riportano nella natura. Io vedo che ormai i tempi sono scaduti di questa trasmissione, pertanto mi ripropongo di fare la prossima settimana un'altra trasmissione in cui parlerò delle 5 tecniche per agire nella società e le 4 tecniche per raggiungere l'autodisciplina stregonaria. Ricordatevi comunque che il concetto secondo cui noi siamo circondati di esseri, individui che progettano la loro vita e all'interno di questa noi progettiamo, è il primo passo per capire gli dèi.
Cioè, altrimenti noi non capiamo gli dèi, cioè, altrimenti noi descriviamo gli dèi come vorrebbe il cristianesimo. Ma se noi cominciamo a dire, noi viviamo in un mondo infinito, in cui un infinito numero di esseri pensano e progettano, noi cominciamo a capire gli dèi. Che poi quando vedremo che gli dèi attraversano molti esseri ed è come se fossero cellule simili di tanti corpi, distribuiti in tanti corpi, allora riusciamo anche a capire un'altra cosa. Ma questo, vi ripeto, per arrivare a questo serve un tale dolore, un tale coinvolgimento delle proprie emozioni e una tale storia che se non lo si è cominciato nella primissima infanzia, difficilmente lo si raggiunge. Però riuscire a raggiungere una disciplina sufficiente per vivere come persone propositive è un grandissimo successo e significa porre le basi affinché i figli dei figli faranno ancora meglio del momento presente, cioè possono penetrare ancora meglio il mondo. Bene, io chiudo qui la trasmissione di oggi, vi ringrazio di avermi ascoltato e torno a ripetere, la prossima settimana organizzerò un'altra trasmissione che continui il discorso che abbiamo fatto in questa trasmissione. Faccio ripartire le trasmissioni e ripartiranno dal discorso in cui è stato interrotto. Praticamente è un programma che va avanti all'infinito. Vi do appuntamento, ciao a tutti, per la prossima settimana. Può darsi che però faccia.